Un norvegese delle foreste, candido come il manto nevoso che per almeno 6 mesi all'anno ricopre le terre da cui proviene. Si chiama Poldo ed è stato il vincitore dell'edizione 2023 della mostra internazionale felina alla Fiera di Padova, tornata in presenza dopo i lunghi anni della pandemia. E lo ha fatto nel modo migliore, attirando al padiglione 15 una folla festante di bambini e genitori che, oltre ad ammirare la bellezza degli esemplari, ben 350, provenienti da diverse regioni italiane, hanno imparato a conoscerne caratteristiche, personalità ed atteggiamenti come solo il linguaggio non verbale sa esprimere. Una 2 giorni targata Ente Nazionale Felino Tecnica Italiana con l'organizzazione del Club Felino di Verona, che dal 1978 si ripropone sul palcoscenico euganeo. Certo, ispira a tenerezza incrociare musetti sconsolati all'interno delle casette in cui erano alloggiate razze delle più particolari ed intriganti, dal Maine Coon allo Scottish, dai nudi Sphinx ai rarissimi bobtail con la coda pompon, fino ai ragdoll dal mantello morbido e setoso. Incrociare lo sguardo attonito e magari un po' preoccupato di questi magnifici esemplari induce a solidarizzare con creature tanto pazienti da reggere lo stress di 48 ore in esposizione, al punto che un allevatore non ci ha potuto presentare un suo magnifico gattone perché innervosito dalla confusione del pubblico e probabilmente anche dall'orribile giornata meteorologica. Ma per fortuna, avvolti in eleganti o più informali gilet, i nostri eroi a 4 zampe si sono dimostrati per lo più all'altezza della situazione. La manifestazione, che ha visto premiati anche i migliori cuccioli, è stata concepita secondo un format aggiornato ai tempi, con contest fotografico e possibilità di seguire l'evento da casa attraverso i canali social, ma pure stand con professionisti del settore in grado di suggerire i comportamenti più equilibrati per una convivenza serena e ricca di soddisfazioni con il nostro amico a 4 zampe, che rispetto al cane ha maggiore senso di indipendenza, ma anche una capacità fuori dal comune di interpretare gli stati d'animo del padrone e padrona. Anche se il suo temperamento a volte imprevedibile può renderlo indecifrabile, eppure in grado di cogliere la nostra sincerità o addirittura le nostre paure e debolezze. Tra gli esemplari più misteriosi, lo Sphinx, il gatto nudo, di cui ci parla un'allevatrice padovana, esperta proprio nella crescita di questi particolarissimi esemplari, di fronte a cui, superata una certa perplessità, sanno conquistarci per mitezza di indole, socievolezza e dolcezza. Sono molto vivaci gli Sphinx, però sono assolutamente i gatti per i bambini. Dormono assieme, poi loro vivono anche con Aperol, che molti di voi conoscono, è qui dietro a noi, e giocano molto. Diciamo che per me, anche se ho i Maine Coon, loro sono in assoluto il gatto più coccolone e affettuoso che ci sia.